Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840 da una famiglia di agiati proprietari terrieri, con ascendenze nobiliari. I suoi primi studi sono compiuti presso maestri privati. Giovanissimo compone i primi romanzi, Amore e Patria, I Carbonari della Montagna. Iscrittosi alla facoltà di legge, si accorge di preferire il lavoro letterario agli studi giuridici. I testi su cui si forma il suo gusto in questi anni sono di scrittori francesi moderni, Dumas padre, Dumas figlio. A 25 anni decide di lasciare la provincia per andare per la prima volta a Firenze, dove ritornerà nel 1869 consapevole del fatto che per diventare scrittore autentico deve liberarsi dai limiti della sua cultura provinciale. A Firenze inizierà a prendere contatti con la società letteraria italiana. Nel 1872 si trasferisce a Milano, allora centro culturale più vivo della penisola e più aperto alle sollecitazioni europee. Entrando in contatto con gli ambienti della Scapigliatura, qui scrive Eva, Eros e Tigre Reale, romanzi di tendenza ancora romantica. È nel 1878 che avviene la svolta verso il verismo con la pubblicazione del racconto rosso Malpelo. Seguono le novelle di Vita dei Campi e il primo romanzo del ciclo dei Vinti, I Malavoglia. Nel 1883 pubblica Novelle rusticane. Nel 1884 il dramma Cavalleria rusticana. Del 1889 è il secondo romanzo del ciclo, Mastro Don Gesualdo. La Duchessa de Leyra sarà il suo ultimo lavoro, che non verrà però portato a termine lasciando incompiuto il ciclo dei Vinti. Ho cercato sempre di essere vero, senza essere realista, né idealista, né romantico, né altro, e ne ho avuto sempre l'intenzione, l'Eva, l'Eros. In Tigre Reale scrive Verga rispondendo ad una recensione di Felice Cameroni a Tigre Reale nel 1875. Il vero però, nella fase verista, assumerà un senso ben diverso. La raffigurazione pessimistica dei meccanismi di una spietata lotta per la vita. Meccanismi che si rendono immodificabili e senza alternative. In Verga le influenze del realismo francese sono immediate. La società è cambiata. Non ha senso la scrittura immobile, sentimentale e passional patriottica del romanticismo. In una Europa in piena rivoluzione industriale, la seconda, l'aria che respirano gli intellettuali è cambiata. Gli ideali a cui si ispirava la poesia romantica si sono scontrati con una realtà che non li ha poi rappresentati pienamente. Ed è crisi. In realtà anche Verga va in crisi. Quando esce Rosso Malpelo, il racconto si allontana moltissimo dal linguaggio adoperato dall'autore e dalla materia trattata fino ad allora. Ambienti raffinati e mondani in una narrativa quasi melodrammatica lasciano il posto ad immagini di una realtà povera, primitiva e ancestrale. Rosso Malpelo è la storia di un ragazzetto, un garzone di miniera che vive in un ambiente disumano e durissimo. La sua storia viene raccontata con un linguaggio nudo e privo di sovrastrutture retoriche, una vera narrazione popolare. È la prima opera verista, la prima ad avere un narratore impersonale. Ma cosa si intende per impersonalità? Le narrazioni verdiane hanno intrinseca la volontà di non raccontare i fatti, ma di presentare una realtà oggettiva. Il lettore, dunque, ha l'impressione di assistere a fatti che avvengono sotto i suoi occhi, di viverli in tutta la loro tragicità senza filtri o costruzioni linguistiche. Perché ciò avvenga, il narratore non può raccontare ciò che accade attraverso i suoi occhi e il suo stesso modo di percepirli, ma deve assolutamente eclissarsi, non partecipare alla storia. Il lettore di fatti viene introdotto nel mezzo degli avvenimenti, senza che nessuno gli spieghi gli antefatti e gli tracci un profilo dei personaggi, della loro storia. I personaggi si faranno conoscere attraverso le loro azioni, i loro detti. Soltanto attraverso le loro parole si riveleranno caratterialmente al lettore, evitando l'intrusione del narratore, il filtro del suo sguardo che spiega e informa. Ed eliminando l'artificiosità letteraria, Verga riesce a creare l'illusione completa della realtà. Il narratore, dunque, per non essere, deve vedere le cose con gli occhi dei personaggi, esprimerle con le loro parole, pensarle con la loro testa, deve assolutamente annientarsi, eclissarsi. Basti pensare all'incipit di Rosso Malpelo. Malpelo si chiamava così perché i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo. Un'affermazione questa che rivela una visione primitiva e superstiziosa della realtà, che vede nell'individuo diverso un essere segnato da una maledizione che occorre temere e da cui è necessario difendersi. È come se a raccontare non fosse uno scrittore colto ma uno qualunque dei vari minatori della casa in cui lavora Malpelo. E se si capita talvolta che la voce narrante commenti e giudichi i fatti,
non lo fa certo secondo la visione colta dell'autore, ma in base alla visione sempliciotta rozza del popolo che non riesce a cogliere le reali motivazioni psicologiche delle azioni e deforma ogni accadimento in base alle sue personali interpretazioni, fondate soltanto sulla legge dell'utile e dell'interesse egoistico. È per questo motivo che anche il linguaggio, come detto, non è quello dello scrittore, ma è un linguaggio spoglio e povero, cadenzato da modi di dire, proverbi, imprecazioni popolari, espresso con una struttura sintattica dialettale, elementare e talvolta scorretta. È da sottolineare, comunque, che Verga non usa mai espressamente il lessico dialettale, ma se compaiono, i termini dialettali vengono dall'autore isolati in un corsivo che non vuole confondersi con la lingua italiana.